ed entriamo dentro a questo tema molto bello dei sensi, perché lui e le sue emozioni e le porte per accedere a queste emozioni e per far vivere queste emozioni sono i sensi. E adesso ci lasciamo condurre da Margherita. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie Letizia per questo invito e grazie anche ai relatori precedenti perché mi rendono il compito più facile, devo dire la verità, e perché molto del percorso che adesso farò insieme a voi sarà condito di cose che già abbiamo sentito. Se puoi andare alla prossima. Il titolo che Letizia mi ha assegnato è I sensi che si aprono sul mondo. E allora vorrei fare insieme a voi un ragionamento per capire se si possono aprire nuovi orizzonti sensoriali proprio per andare a creare quei ganci emozionali e relazionali per arrivare al nocciolo vitale delle persone affette da sentemenza. Il mio intervento è legato anche a un contributo preziosissimo di Cristina Fino, che è seduta in platea, che ringrazio, e che ha costruito degli strumenti meravigliosi di cui vi voglio parlare, che sono dei video natura, e è proprio attraverso l'uso di questo strumento che voglio capire insieme a voi se effettivamente possiamo aprire questa finestra sul mondo attraverso una nuova forma di stimolazione sensoriale. E prima di arrivare alla parte più esperienziale, però, volevo condurvi in una metafora, che è proprio questa. Immaginiamo che l'uomo, cioè ognuno di noi, sia come una barca a vela, e dove sappiamo che le barche a vela hanno anche un motore, e immaginiamo che il motore della barca a vela è la nostra mente, mentre le vele rappresentano il corpo. Corpo inteso come cuore, come intestino, come sistema endocrino, quindi gli ormoni, tutte le sostanze che è in grado di produrre questo corpo. E ovviamente corpo e mente visti in un'ottica integrata, in una cornice che è quella della psico-neuro-endocrino-immunologia, che quindi vede le due entità assolutamente interagenti una con l'altro. E allora provocatoriamente vi faccio una domanda: cosa fare se alla barca si rompe il motore? Cioè, quando una persona inizia a essere affetta da deterioramento cognitivo, si rompe questo motore, inizia a incepparsi, i meccanismi iniziano a non funzionare più e la navigazione è più difficile. Chiaramente, finché corpo e mente sono integrati tra di loro, si ha una buona navigazione, si affronta il mare anche più grosso con molta energia e risorse. Ma cosa fare quando questo motore si rompe? Se guardiamo a quello che è il modello tradizionale, il modello biomedico, quello che tipicamente osserviamo è che ci ostiniamo a voler aggiustare il motore. Cioè, il modello di riferimento, quindi in questo caso, non è l'apnei, non è un'integrazione mente-corpo, ma è un modello cartesiano, cogito ergo sum, che vuole quindi la mente come essenziale per l'esistenza, quindi un buon funzionamento della mente ci rende vivi. E quindi... Ecco perché. Si è rotto il motore. Finte le pile. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Okay. E infatti anche se prendiamo per esempio la mia professione come psicologa, gran parte delle terapie non farmacologiche che si ostinano a voler lavorare nell'aggiustare il motore è la terapia di orientamento alla realtà, che quindi spinge attraverso la ripetizione continua di che giorno è oggi, di che anno siamo, qual è la stagione, che ore sono, come mi chiamo io, come si chiama la figlia di, ma chi è questa in questa fotografia. Continuiamo a volerlo portare in una realtà
per cercare di far funzionare il più possibile questo motore che di fatto la malattia sta intaccando. Abbiamo visto bene, no, come Monica Banzoni abbia sottolineato come la malattia va a prendere proprio quella parte del nostro cervello che è la neocorteccia, dove girano tutte queste capacità di essere orientati nel tempo, nello spazio. Allora bisogna un po' cambiare visione, bisogna forse cambiare punto di osservazione e quindi smettere di cercare di lavorare sull'aggiustare una mente che inevitabilmente questa malattia sta intaccando, e cambiare domanda e chiederci: ma si può navigare solo con le vele? Già oggi ne sono usciti esempi incredibili. Un po' pesantino sto. Ok, cambiano le batterie. Non posso dire. No, mi piace di più l'apertura. Un po' lamentare. Mi chiedo un tempo di adattamento molto breve, ma adesso mi riprendo. E quindi cambiando domanda cambiano anche gli orizzonti, chiaramente, no? Invece che ostinare a voler aggiustare il motore, proviamo a chiederci, no? Si può navigare solo con le vele? Abbiamo visto con gli esempi dei bambini, i bambini rappresentano le vele che non hanno il motore, quelle piccole piccole, no? Eppure vanno, navigano, affrontano anche mari aperti, e quindi ovviamente a questa domanda la sentenza dice sì, si può navigare solo con le vele, secondo la sentenza, no? Che è un cammino di formazione che io ho iniziato, di cui sono molto orgogliosa, e ringrazio Letizia per avermi condotto dentro questo meraviglioso mondo. Chiaramente allora, se decidiamo di guardare le vele e non più il motore, cambiano anche i nostri strumenti. Servono per forza nuovi strumenti, perché abbiamo visto quelli del classici, della stimolazione cognitiva, che fanno riferimento al modello cartesiano, non lavorano sulle vele. E allora ecco, no, come diceva Renato Bottura prima, servono nuove parole. Il mondo sociosanitario utilizza parole tristi, assolutamente depotenzianti. Improvvisamente, quando una persona affetta da demenza entra in una struttura, non cammina più, ma fa una deambulazione assistita, no? Dice sempre Letizia. E attenzione, perché le etichette creano i destini di queste persone. E quindi ecco, c'è bisogno all'interno nella sentenza sta nascendo, no? Questo desiderio di cambiare le parole, di tornare anche alla semplicità, ad utilizzare parole semplici. Mangiano, camminano. L'arte, come diceva prima Monica, la musica, il ballo, il canto, ma non viste come attività in cui io ti faccio fare qualcosa, ma attività dove io creo relazione e sto dentro questa relazione. Non è importante il fare o il ti faccio fare, ma è importante è sto con te e insieme facciamo qualcosa indipendentemente dal risultato. Il contatto, anche questo è un'altra cosa emersa oggi, in contatto appunto non solo inteso come ti tocco, come gesti, ma anche sto con te, creo una relazione insieme a te. E poi due straordinari strumenti, lo yoga della risata, anche questo già annunciato da Monica, strumento straordinario che anch'io sto utilizzando da qualche mese con i residenti nel nucleo demenza dove lavoro, di Rovereto, in provincia di Trento, e con dei risultati, una magia incredibile, perché lo yoga della risata appunto va a lavorare non tanto sulla cognitività quanto sulla corporeità e l'emotività. E poi questi video natura, di cui appunto adesso saranno l'oggetto della nostra discussione. Prima però di entrare nel dettaglio, ovviamente bisogna anche tracciare la rotta, no? Abbiamo visto che abbiamo cambiato domanda, cambiano gli strumenti, e allora è necessario anche cambiare bussola, no? Con cui muoverci all'interno di questa nostra navigazione. È necessario proprio fare una virata. E verso cosa dobbiamo andare? Prego Letizia. E anche graficamente ho cercato di rappresentare questa virata. Dobbiamo andare verso lo sviluppo di quell'intelligenza emotiva
che proprio anche qui è stata già annunciata, no? Dobbiamo noi per primi, perché loro sono appunto i nostri maestri, abbiamo detto, loro ce l'hanno già questa intelligenza emotiva, perché è l'unica che ci possono, grazie, che ci possono offrire, perché appunto la malattia, avendo intaccato le strutture più corticali, non è più in grado di farli lavorare secondo la loro cognitività, la loro logica, il loro orientamento spazio-temporale, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che si deve o non si deve fare, ma lavorano proprio su un piano più emotivo. Quindi anche noi, a noi il compito di sviluppare questa forma di intelligenza per arrivare al loro nocciolo vitale, e quindi a noi quindi il coraggio di usare le nostre emozioni per arrivare dentro di loro. I nostri sensi, ormai li conosciamo tutti, no? I cinque sensi principali, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, il tatto, e sappiamo la loro, hanno una funzione primaria, perché ci consentono di esplorare l'ambiente intorno a noi e di esplorare il mondo che ci circonda in modo coerente. E ho fatto una ricerca su PubMed, il più riconosciuto motore di ricerca, per andare a capire cosa dice la scienza, e ho trovato una review, cioè una raccolta di più studi fatti, molto recente, perché è del 2014, che proprio considera i sensi nella diagnosi e nella cura della demenza, e sostanzialmente, per quanto alcuni studi sono un po' discordanti, però è ampiamente riconosciuto che la demenza si associa a dei deficit sensoriali. Per esempio, se prendiamo l'udito, addirittura sull'udito gli studi scientifici dimostrano come la perdita dell'udito possa addirittura essere predittiva di un futuro sviluppo di deficit cognitivo e di deterioramento cognitivo, e questo vale non solo per la demenza ma anche per la malattia di Parkinson. Quindi è interessante questo studio, come addirittura non tanto i deficit cognitivi possono essere predittivi di uno sviluppo di una demenza o di una malattia di Parkinson, ma addirittura un deficit di tipo sensoriale. Sappiamo anche come la demenza si associa a dei deficit visivi. La visione di queste persone tende a ridursi, il campo visivo si riduce, fanno fatica a vedere lateralmente, tendono un po' ad avere una visione a tunnel, sono più sensibili ai contrasti cromatici. Però I vari sensi non si alterano completamente. Per esempio, se prendiamo il tatto, appunto, ormai gli studi sono concordi nel dire che non c'è una grande alterazione, no, di questa capacità. Ecco perché strumenti come il contatto, il tocco, i massaggi sono molto molto efficaci in queste persone. E per quanto riguarda il gusto, la letteratura scientifica sottolinea una preferenza di queste persone verso i cibi più dolci, gli zuccheri, e questo, insomma, penso che tanti di voi nella esperienza, nella vostra pratica quotidiana possano averlo anche capito, no? Bene. Quindi, nonostante ci sia però un'alterazione a livello sensoriale, questo non vuol dire che questi sensi non possano essere stimolati o non possono assolutamente essere utilizzati come ganci proprio per arrivare a quel nocciolo vitale a cui vorremmo arrivare grazie alla cornice della sentemenza. Bene, e qual è l'albero su cui issiamo queste nuove vele, quindi questi strumenti? Sicuramente i dati scientifici sono quelli che ci devono incoraggiare di più ad andare avanti. Letizia mi ha esortato a portare conferme anche dalla scienza che possano sostenere, no, tutto quello che ci stiamo dicendo fino adesso. E per me è stata una gioia enorme trovare questi due studi, perché sono veramente incoraggianti rispetto al lavoro che stiamo facendo. Il primo di cui vi voglio parlare è uno studio europeo, stranamente, quindi non siamo dovuti andare oltreoceano per trovare una conferma alla sentemenza,
e che dice come la stimolazione sensoriale sia un nuovo modo per creare una relazione reciproca nella cura della demenza. Questo studio è stato condotto in Norvegia, è uno studio longitudinale, empirico, che è durato 2 anni, in cui alcuni operatori di una casa residenziale di un nucleo per demenze sono stati affiancati da degli operatori specifici per imparare a iniziare una nuova forma di relazione con queste persone basata proprio sulla stimolazione sensoriale. Loro utilizzavano il tocco, il massaggio, in particolare il massaggio alla mano e ai piedi, la musica, la digitopressione, il canto e il ballo come strumenti di stimolazione. Si vede come gradualmente la modalità di approccio di questi operatori verso i loro residenti cambia completamente. Si sviluppa sempre di più un approccio individualizzato, cioè non ci sono persone con demenza, ma c'è, come diceva Renato, c'è Roberto, c'è Valeria, c'è Giovanni, quindi è essenziale la stimolazione sensoriale, richiede sempre di più una individualità e una relazione umana per poter essere efficace. Quindi il bello di questo articolo è che sottolinea quanto non è tanto lo strumento che faccia la differenza, ma è la modalità con cui tu usi questo strumento. E c'è anche un passaggio grafico molto carino che viene sottolineato proprio nell'articolo, in cui da persona scritto in piccolo con demenza scritto in grande si passa a persona scritto in grande con demenza scritto in piccolo, proprio per dare importanza alla unicità degli individui e all'individualità anche dell'approccio. Quindi anche se viene a mancare la cognitività, anche se queste persone vanno a perdere la memoria, quindi si inceppa il motore, come dicevamo prima nella nostra metafora, questo non vuol dire che queste persone non siano ancora alla ricerca del loro significato. E quindi sempre di più gli operatori erano in grado, man mano imparavano questo tipo di approccio, a leggere in chiave diversa i disturbi del comportamento, che i 2 anni prima dell'inizio della ricerca invece erano assolutamente letti come sintomi. Il secondo articolo che dà vigore, diciamo, al lavoro della sentemenza è questo, che è americano, è molto recente perché è del 2014 anche questo articolo, e che dimostra come ci siano ancora i sentimenti nonostante l'assenza di memoria nei malati di Alzheimer. Anche questo è uno studio molto interessante, che appunto va a sottolineare a gran voce come la vita emotiva di queste persone è preservata. E quindi questo ha importanti implicazioni chiaramente nella cura e nell'assistenza che forniamo ogni giorno a loro. E perché il paradigma sperimentale è molto carino: un gruppo di persone affette da demenza viene sottoposto alla visione, insieme a un gruppo di controllo, alla visione di filmati capaci di elicitare sentimenti positivi o negativi. Per esempio, potevano vedere filmati in cui si vedeva una mamma che partecipava al funerale della figlia, quindi erano molto molto toccanti sul piano emotivo. E entrambi i gruppi venivano poi sottoposti a una serie di prove di memoria per andare a vedere che tipo di ricordo avevano dei filmati che avevano visto, e in più dovevano compilare un questionario in cui dovevano segnare su una scala numerica quanto tristi, allegri, disgustati, impauriti si sentivano. E i risultati sono molto interessanti perché, come si attendeva, le prove di memoria vengono condotte con punteggi significativamente inferiori nel gruppo delle persone affette da demenza piuttosto che nel gruppo di controllo. Quindi c'è assolutamente un ricordo pressoché nullo nelle persone affette da demenza di ciò che avevano visto. Tuttavia, l'analisi invece del come mi sento, diciamo, cioè dell'indicazione delle loro emozioni,
era coerente e restava anche a distanza del tempo, cioè le persone che erano stati sottoposti a filmati emotivamente negativi, anche a distanza di tempo continuavano a dire di sentirsi tristi o comunque sottolineavano che mantenevano, diciamo, l'emozione negativa nel tempo pur avendo un'amnesia della fonte, cioè non ricordando assolutamente perché. E stessa cosa per le emozioni positive. Quindi cosa ci suggerisce questo articolo? Io l'ho trovato straordinario, che se noi facciamo in modo creare in queste persone emozioni positive, indipendentemente dal fatto che loro ricorderanno che cosa hanno fatto con noi, questa sensazione positiva permane. E devo dire che nella mia esperienza questo è proprio vero, perché per esempio con le sessioni di yoga della risata sempre di più vedi che fanno meno fatica a venire nella stanza a partecipare a queste sessioni. Eppure se gli chiedo come mi chiamo o chi sono, loro non sanno dirmi chi io sono, eppure la mia presenza in qualche modo elicita evidentemente forse quel ricordo positivo che li fa venire senza resistenze a partecipare alle sessioni. E stessa cosa per i video natura, sempre meno fatica si fa a condurli nella stanza dove vengono proiettati. Ecco, arriviamo a questi video natura alla Marlife di Cristina Fino, che è uno strumento che io ho iniziato a utilizzare ormai quasi da un annetto. Anche questa è un'intuizione di Letizia, no? Di provare a portare questo strumento nel mondo sociosanitario. Io li proietto in una stanza su video, ho la fortuna di poterli proiettare su una superficie grande in modo tale che vado un po' a compensare quelli che sono i deficit visivi, sensoriali di cui parlavamo prima. E hanno, diciamo, delle caratteristiche tecniche, vengono costruiti da Cristina utilizzando veramente dei principi molto molto interessanti. Chi è interessato poi insomma invito veramente a prendere contatti con lei, che è sicuramente più brava di me nello spiegarvi, no? Come mette insieme le immagini, come le fa girare. C'è la possibilità di creare un'immagine fissa che quindi sta sempre la stessa immagine, oppure gli si può fare cambiare immagine e anche i tempi vengono gestiti in maniera diversa. Insomma, è molto precisa la costruzione di questi strumenti, non è lasciata sicuramente al caso. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Mentre per quanto riguarda un po' l'aspetto della modalità di utilizzo, io ho scelto di utilizzarli in tre modi in particolare. Ecco, mentre io parlo, alle mie spalle vedrete scorrere qualche esempio. Ho iniziato a utilizzarli come fuoco attrattivo, semplicemente li viene fuoco attrattivo, cioè in maniera passiva venivano, io sceglievo di far girare un video in particolare nella stanza cercando di tenere il volume un pochino alto. Ecco, mi preme sottolineare che tutti questi video sono accompagnati anche da un segnale sonoro molto gradevole, tra l'altro, e abbiamo osservato un po' che cosa succedeva. E molte persone scelgono di entrare nella stanza, si siedono e come un loro angolo di ristoro, tante di loro hanno la necessità di girare per il nucleo in quello che viene definito come disturbo del comportamento vagabondaggio, e consente, diciamo, questo strumento di creare un pit stop di riposo e di energia dove vai a ricaricarti attraverso l'immersione nelle immagini e nei suoni della natura. Quindi ha stimolato tantissimo l'esplorazione dell'ambiente, perché la stanza dove noi facciamo girare i video era una stanza, quando io sono arrivata al nucleo, sempre chiusa, non veniva mai utilizzata, mentre invece grazie all'utilizzo di questi strumenti adesso i nostri residenti
girano anche dentro questa stanza, si siedono, si alzano, se la raccontano tra di loro. Come fuoco attrattivo questo vale tanto per i residenti, però anche per i familiari. Ha potuto creare un momento anche di così di ricarica anche per i familiari, magari dopo averli aiutati a mangiare, prima di andare via, si fermano un attimo, si immergono nelle immagini della natura e poi ripartono. Poi ho iniziato a utilizzare questi video anche in maniera più attiva, cioè ho provato a dire ma vediamo cosa succede se attraverso anche un conduttore questi possono rappresentare, no? Dei buoni strumenti per arrivare al nocciolo vitale. E allora, esatto, con la neve, uno dei risultati più straordinari sicuramente l'ho ottenuto con questo video della neve, perché la neve è un elemento naturale molto molto sentito in Trentino. Pensate, insomma, di neve ne scende tanta, soprattutto ai tempi, no? dei miei residenti. E attraverso l'immagine, l'immersione proprio dentro questi suoni e queste immagini, sono venuti fuori in maniera spontanea da parte di questi residenti i ricordi più cari, proprio i loro vissuti. E questo è stato straordinario, come diceva Letizia, per arricchire le tracce biografiche che io avevo raccolto con i loro familiari, ma assolutamente certi dettagli non avrei mai potuto averli saputi se non direttamente da loro, no? In termini proprio autobiografici. E quindi è stato bello sentire Rita che diceva con tutta quella neve me la ricordo, io scendevo giù verso Rovereto e per non farmi bagnare le scarpe mio padre mi prendeva in braccio, e lo diceva con un'espressione del volto davvero toccante, no? Perché lei stessa era emozionata, e quindi è bellissimo vedere come in maniera spontanea, senza fatica, senza che nessuno necessariamente li tirasse fuori, ma semplicemente condividendo questa immersione nella natura, è venuto a galla quello che ancora c'è dentro il loro nocciolo vitale. Vi assicuro che è un'esperienza incredibile. Sempre con la neve, un altro residente che ha la passione delle moto, sempre ha avuto passione delle moto e che preparava le moto con cui poi il figlio correva, con un orgoglio raccontava di come un giorno aveva costruito una slitta, ma con una precisione nei dettagli veramente bella. E lì c'era anche una restituzione di ruolo, no? Di cui parlavi tu prima, Monica. Si sentiva di nuovo importante, era come se in quel momento avesse di nuovo la sua officina, e quindi c'è anche quella relazione empatica del qui ed ora. Era proprio un ok, torno indietro, però sto anche qui e qui mi sento importante, qui ed ora. E quindi è stato davvero davvero bello. Un altro video su cui sono nate delle riflessioni interessanti, delle osservazioni interessanti, sempre di gruppo, è il turno dei torrenti, esatto, perché oltre che per far emergere ricordi spontanei, ho provato anche ad abbinare una stimolazione tattile, cioè anche di fronte ai video dei torrenti. Anche questo, elementi molto molto tipici in Trentino, no? Con tutti i ruscelli di montagna nei boschi, sono molto molto frequenti. Abbiamo provato a fargli immergere le mani in acqua ghiacciata, cioè abbiamo preso delle bacinelle di acqua, gli abbiamo messo del ghiaccio e abbiamo provato, no, a fargli sentire, a vivere, no, come una sorta di bagno mentre scorreva l'acqua ghiacciata dei torrenti. E anche lì le espressioni del volto e le sensazioni che loro provavano sono state davvero molto molto toccanti. E poi, giusto per scaldarci un po', veniva offerta una tisana calda, no? Quindi ecco,
immersione nella natura accompagnata anche da una stimolazione tattile in questo caso, ma anche dal gusto, dal piacere di condividere insieme una buona tisana calda. Oppure sempre questi video di gruppo possono essere utilizzati per fare qualcosa insieme, con per esempio i boschi autunnali, le passeggiate nei boschi. Ovviamente i boschi in Trentino ne abbiamo, e quindi anche lì eravamo in un ambiente molto molto conosciuto ai nostri residenti, e io durante una mia passeggiata domenicale con i miei figli avevo raccolto un po' di foglie secche, un po' di pigne, e li ho portati a queste persone, e insieme con queste immagini che ci accompagnavano del bosco, li ho portati nel bosco. Era bellissimo sentire anche qui come i loro commenti, molto molto spontanei, non necessariamente legati al loro passato, ma anche legati al presente. Per esempio le pigne avevano un profumo di resina incredibile, e quindi da lì poi partivano alcuni racconti. E così si è passato del tempo insieme, si arriva all'ora di pranzo in maniera molto tranquilla. Un'altra modalità con cui ho provato a vedere come utilizzare questi video è nella relazione uno a uno, e premetto che io ho la fortuna di aver avuto da Cristina tantissimi video, molti di più di quelli che in realtà si trovano in commercio in questo momento, proprio perché stiamo sperimentando. Il desiderio era quello di dammi i tuoi strumenti e io provo a vedere che cosa succede, e poi insieme facciamo dei ragionamenti. Quindi ho questa fortuna, e grazie a questa fortuna mi sono lanciata, e nella relazione uno a uno mi è capitato un giorno di dover dire a Bruna che sua sorella era morta, perché era vero, era successo così, e la sorella più grande mi diceva dammi una mano perché non so come dirglielo. Allora io ho pensato di accompagnare entrambe nella stalla intergruppo e di utilizzare questo video, perché Cristina, con cui sono in contatto diretto, mi aveva detto guarda che il video delle bolle blu è particolarmente indicato nei commiati. Benissimo. Ed è stato un momento incredibile anche questo, perché senza caricare troppo emotivamente le mie parole, ho preso la mano di Bruna e ho detto quello che era successo alla sorella. Lei alza lo sguardo, mi stringe la mano e mi dice davvero? E ho detto sì, purtroppo è successa questa cosa. E lei ha iniziato a dire una preghiera, l'abbiamo detta insieme, e dopodiché io ho mantenuto il contatto con lei, e intorno a noi c'era solo il video che ci accompagnava, no? Come dire, a salutare questa sorella. La sorella vivente, diciamo, che era accanto, non ha saputo tanto sintonizzarsi su questa dimensione, quindi ha sentito più il bisogno in quel momento di dire un sacco di cose e di tirar fuori tanti ricordi, ma incredibile era come in quel momento Bruna mantenesse la relazione con me, perché sentiva più me ed era quasi disturbata, no? dalla sorella che cercava di portare, di aggiustare il motore, insomma, in quel momento, no? E quindi la portava sul piano della cognitività. E un altro stupefacente effetto, e devo dire anche, intanto che Letizia fa partire l'altro, che ho avuto la possibilità e il dono di accompagnare e di comunicare, questa volta non con le parole, a un'altra residente la morte del marito, e sempre utilizzando i video. Non avevo ancora le bolle blu perché era ottobre, però i figli avevano deciso di non dire alla mamma che il marito era morto, quindi io dovevo rispettare questa volontà. Eppure il giorno
del funerale, all'ora esatta del funerale, Angela si trovava in giardino con la fisioterapista e altri residenti, ma ha un malore, cioè cedono le gambe, inizia a sentirsi, a mettere le mani sulla testa. Allora vengo chiamata e l'accompagno, la riporto al nucleo e decido di stare da sola con lei nella sala intergruppo, dove appunto girava il video dei boschi autunnali. E anche lì è stato incredibile come abbiamo salutato, grazie a questa immersione nella natura, questo marito, io perché lo sapevo, lei perché l'aveva sentito. Sempre nella relazione 1-1, un'altra straordinaria osservazione che voglio condividere con voi è quella che ho potuto affrontare con Augusta. Augusta è una signora affetta da sentemenza che è sempre alla ricerca della mamma. Ha una disperata angoscia, cioè ha proprio un livello di angoscia, di disperazione molto molto profonda, gira per tutto il nucleo chiamando la mamma o comunque esprimendo il suo desiderio di andare a casa. E a volte, giustamente, non trovando né la mamma né la casa, si arrabbia. Allora un giorno dopo pranzo, era particolarmente vivace, e abbiamo pensato, ho chiesto a un operatore di invitarla a entrare nella stanza dove io avevo cambiato video e messo i fiori viola. Perché? Perché Cristina... La lavanda, esatto. Mi suggeriva che la lavanda ha un elevatissimo potere rilassante. E quindi ho così, in maniera molto empirica, detto l'accogliamo nella stanza e vediamo cosa succede. Entra. La prima difficoltà è stato che non riuscivo a farle alzare lo sguardo verso le immagini. Allora decido di alzare il volume, perché alzando il volume, magari sentendo il suono degli uccellini che accompagna questo video, potevo creare un gancio attentivo. E così per fortuna è stato, perché sentendo i rumori degli uccelli lei si blocca un attimino, alza lo sguardo e riesce a vedere i fiori. E io veramente, ci ha messo pochissimi minuti, ha come fatto uno switch la sua mente, ha detto... E il tono dell'umore è cambiato incredibilmente. Fuori dalla porta c'era Anna, che è una tirocinante in psicologia, che lei ha scambiato per sua mamma. Io ho capito questa cosa e ho chiesto a lei di venirle incontro abbracciandola, fingendo di essere sua mamma. Lei effettivamente la riconosce come mamma, la prende sotto braccio e escono dal nucleo e vanno a fare una passeggiata. E un'altra straordinaria esperienza che ho potuto vivere è sempre nella relazione 1-1, è con le albe, quindi con l'arancione come colore predominante, dove mi è capitato di arrivare, di leggere le consegne, e l'infermiera diceva che Antonio una mattina era particolarmente confuso e aveva una respirazione superficiale. E decide di inserire, avviare questo video e invita Antonio nella sala, e la consegna dice che nel giro di pochi minuti Antonio inizia a respirare profondamente e dopo pochi minuti si addormenta, si assopisce serenamente per poi risvegliarsi e serenamente proseguire la sua giornata. No. Indietro. Ok. Allora, queste osservazioni mi hanno fatto ovviamente nascere delle riflessioni che vorrei condividere con voi. Innanzitutto, questo strumento sembra essere fortemente flessibile, adattivo e molto individualizzabile, nel senso che permette un approccio individualizzato, assolutamente richiedendo pochissime risorse da parte di queste persone. Spesso ci troviamo in nuclei per demenza che hanno un sovraccarico sensoriale, c'è la filodiffusione,
sempre accesa, ci sono campanelli che suonano, telefoni che disturbano continuamente. Già questi bastano per innescare i comportamenti speciali, mentre oppure ci sono ambienti di deprivazione sensoriale e questi non fanno altro che accelerare, no, il decorso della malattia. Ecco, mi piace pensare che invece questa forma di stimolazione è molto semplice, ma è anche molto flessibile. È in grado, come abbiamo visto, di agire sui comportamenti vivaci, regolandoli. Sostiene la relazione con i familiari, questo secondo me è davvero un incredibile risultato, perché molto spesso i familiari entrano con i loro cari e poi ne nascono delle sinergie meravigliose come queste. In maniera molto spontanea, l'immersione nella natura fa nascere i loro ricordi, sensazioni, emozioni, che li spinge anche a ricreare quei gesti d'affetto che magari da tempo si erano persi. Quello che bisogna fare ora, dopo le prime osservazioni, è cercare di misurare. Mi preme sottolineare che non sono l'unica che ha iniziato queste prime osservazioni con questi strumenti, ci sono altre strutture a Cremona, a Biella e anche in Trentino. Insomma, so che questi strumenti, oltre a Rovereto, anche in altre case di riposo vengono utilizzati, e non nella modalità con cui le ho usate io, ma anche con modalità diverse e comunque altrettanto interessanti. Adesso l'idea è di mettere insieme un po' le osservazioni e iniziare a misurare per dimostrare l'efficacia terapeutica di questo strumento. E voglio concludere dicendo che navigare con la vela è meraviglioso. E perché a volte il motore fa rumore, disturba quasi, no, la navigazione, e poi riscopri l'amore, lo stupore, la gioia e la pace. Io ci tengo a ringraziare voi che mi avete ascoltato, Letizia, Monica, Ilaria, per questa grande intuizione della sentemenza, ma soprattutto ci tengo a ringraziare chi avete visto nelle fotografie, perché ogni giorno davvero mi insegnano qualcosa di nuovo. Grazie.